Il 2018 di Pineto e Avezzano si chiude con un entusiasmante 3-3, giunto al termine di una partita combattuta e senza esclusione di colpi. I due tecnici schierano entrambi un 4-3-3. Nelle fila del Pineto, assenti Stefano Amadio e Pepe per squalifica, Amaolo fa esordire Sciba tra i pali, inserisce Pomante in difesa ed Esposito in cabina di regia. In avanti Tomassini è sostenuto da Ciarcelluti e Massa. Avezzano senza Conti e Bisegna, in extremis Giampaolo è costretto a rinunciare anche a Padovani, al suo posto c'è Dosa nel tridente con Deramo e Manari. Gli ultimi 90 minuti prima del giro di boa sono incandescenti fin dalle primissime battute, due giri di lancette e Tomassini va ad impattare di testa, Fanti blocca in due tempi. Al quinto il primo episodio chiave del match, Deramo lancia Besana, Marini lo contrasta fallosamente, secondo il direttore di gara il fallo è dentro l'area, calcio di rigore che Deramo trasforma spiazzando Sciba per l'istantaneo 1-0 ospite. La reazione del Pineto è veemente. All'ottavo Mazzei dalla destra fa partire il traversone per Tomassini che incrocia di testa alle spalle dell'ex Fanti, riportando il risultato in parità. È il gol numero 100 in carriera per il centravanti biancazzurro. Al tredicesimo tegola per il Pineto che perde Marianeschi per un problema muscolare. La mezzala non ce la fa ed è costretta ad uscire dal terreno di gioco. Il Pineto è momentaneamente in 10 e Deramo ne approfitta con un'azione personale che strappa applausi e lascia impietrita la difesa biancazzurra. Il diagonale vale il nuovo vantaggio avezzanese. Al 17esimo si ristabilisce la parità in campo con l'ingresso di Di Rocco e un minuto più tardi il Pineto va in gol con Orlando, ma la rete viene annullata per fuorigioco. L'Avezzano guadagna campo nella parte centrale del primo tempo e sempre sull'asse Deramo-Besana continua a far male. Azione fotocopia del primo gol al 36esimo e secondo penalty di giornata per i biancoverdi. Ancora Deramo di fronte a Sciba non si fa immobilizzare e corona con una tripletta l'ultima partita con la maglia dell'Avezzano in attesa di calcare altri palcoscenici. Ma i primi 45 minuti riservano ancora emozioni. Al 40esimo, infatti, proprio prima di rientrare negli spogliatoi, Tomassini viene agganciato in area. Questa volta il rigore, il terzo di giornata, è per il Pineto. Il centravanti non sbaglia e arriva a quota 8 reti in stagione. Si va così a riposo sul 2-3 in favore degli ospiti. Gioco e spettacolo anche nella ripresa, con il Pineto che nel tentativo di recuperare lo svantaggio parte subito forte. In avvio Di Rocco in diagonale fa la barba al palo. Al nono, azione insistita della squadra di casa. Prima Di Rocco chiama la respinta Fanti, poi Camplone costringe Puglielli al salvataggio sulla linea. Al 17esimo, dopo aver già avanzato Di Rocco, Amaolo getta nella mischia anche Fratangelo e Cruz, passando di fatto ad un 4-2-4 a trazione anteriore. La mossa risulta azzeccata. Al 22esimo, sugli sviluppi di un corner dalla destra, Ciarcelluti di tacco c'entra in pieno il palo. È il preludio al gol del pareggio, che arriva al 29esimo. Fratangelo se ne va sulla sinistra e serve in mischia Cruz, che a porta vuota può insaccare il 3-3, firmando il primo gol in biancazzurro. Ancora Fratangelo al 31esimo costringe poi al miracolo Fanti, che si ripete al 39esimo sul pregevole tentativo di Cruz. Le due squadre danno spettacolo fino alla fine. Al 43esimo è Esposito a incunearsi in area, ma l'estremo marsicano dice ancora una volta no. L'ultimo sussulto al 52esimo, sugli sviluppi della punizione di Camplone, Orlando impatta di testa, ma la difesa avezzanese salva sulla linea. È il brivido finale di una partita che il Pineto ha provato a vincere fino alla fine, trovando di fronte a sé un muro e le parate di Fanti. I biancazzurri pagano a caro prezzo alcune disattenzioni difensive che l'Avezzano ha saputo sfruttare al meglio. È stata una bella partita, combattuta, poteva vincere sia il Pineto, potevamo vincere sia noi. Peccato lì, dovevamo tornare sul primo tempo, sul 3-1, che c'è stata quell'ingenuità del rigore che stava in uscita. Siamo andati lì a prendere la palla mentre bisognava accompagnarla. E siamo rientrati sul 3-2, poi il Pineto a forza, a ricampi importanti. Noi siamo partiti con Padovani che ha fatto il riscaldamento, che non ce l'ha fatta, c'è Bisegna fuori, c'è Conti fuori,
per cui siamo un po' rimareggiati sotto questo punto di vista. Alla fine abbiamo avuto pochissimi ricambi, però la squadra ha combattuto fino alla fine. Ha saputo sacrificarsi perché nel secondo tempo, come hai detto tu, loro spingevano molto e ci siamo adattati anche alla situazione della partita, però rimane un grandissimo punto contro una squadra che sta in ottima salute. In queste quattro partite abbiamo fatto 7 punti, che sinceramente è tantissimo per la situazione che si è venuta a creare. Però i ragazzi sono stati molto bravi perché hanno capito la situazione. Si sono adeguati al momento, lottano in campo, anche se abbiamo perso un po' di qualità, però ne abbiamo acquistato di agonismo, di voglia, di determinazione, che in questo girone qui è anche molto importante. Al di là del grandissimo secondo tempo, anche la prima frazione, nonostante fossimo andati sotto i 2 gol di scarto su un paio di rigori da rivedere, la squadra ha tenuto sempre il campo con personalità e ha provato sempre a giocare e attaccare, quindi alla fine la vittoria l'avremmo meritata e purtroppo l'episodio non ci è stato favorevole, però la prestazione della squadra è stata ottima e sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto oggi e in questa parte del campionato. Non è stato tra l'altro fortunato il Pineto, abbiamo visto Marianeschi uscire dolorante, insomma le sue condizioni. Ma adesso penso che ha un problema muscolare, poi al di là ecco essere stati fortunati perché si è infortunato Marianeschi. Anche Fratangelo. Anche Fratangelo, ma anche l'altra squadra aveva qualche defezione, quindi in campo si è sempre 11 contro 11. Noi abbiamo dimostrato con quelli che tenevamo in campo di fare una grande partita, un'ottima prestazione e cercando di portare tante situazioni favorevoli dentro la rigore. Purtroppo oggi ci è mancata la zambata vincente anche nei minuti finali.